dalla Cina al Messico, dalla Svezia alla Papua Nuova Guinea. Sono arrivati da tutto il mondo i rappresentanti dei 26 nuovi firmatari della Magna Carta Universitatum, il documento che elenca i principi fondamentali alla base di un'istruzione universitaria libera e moderna. Diventano così più di 800 le università di tutti i continenti che fino ad oggi hanno sottoscritto il testo. La cerimonia si è tenuta nell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Università di Bologna in occasione delle celebrazioni per il 27° anniversario della Magna Carta ed è arrivata a conclusione di una 2 giorni internazionale tutta dedicata alle sfide future per le università e i loro studenti nel contesto globale. Dal palco hanno parlato del ruolo dell'istruzione superiore in Europa e nel mondo il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi, il direttore generale per l'istruzione e la cultura della Commissione europea, Javier Prats-Monnet, Romano Prodi, già presidente della Commissione europea, il presidente onorario dell'Osservatorio della Magna Carta, Fabio Roversi Monaco, e il presidente del Consiglio dell'Osservatorio della Magna Carta, Sibold Norda. Il momento delle nuove firme sulla Magna Carta è stato anche occasione per un ricordo dei 148 studenti dell'Università di Garissa, in Kenya, uccisi lo scorso 2 aprile in un attentato terroristico ad opera delle milizie di Al-Shabaab. Thank you.